Ragazzi e ciao ragazze, in questo video vi mostro 10 fantastici utilizzi del bicarbonato di sodio nella cura della pelle e dei capelli, quindi per avere sempre i capelli e la pelle perfetti utilizzando il bicarbonato di sodio che abbiamo tutti in cucina. Spero tanto che questo video vi possa essere utile, se lo è lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi anche al mio canale per non perdervi i prossimi video. Se vi va seguitemi anche sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Martina Rodini, perché tutti i giorni pubblico delle storie e fra le storie vi mostro sempre delle ricettine nuove, dei consigli di bellezza, quindi se vi va seguitemi anche lì. Ed ora cominciamo! Con il bicarbonato possiamo realizzare uno shampoo per capelli grassi e con forfora da utilizzare una volta alla settimana. Basta sciogliere un cucchiaino di bicarbonato di sodio nella dose di shampoo che andate ad utilizzare sui capelli, quindi quella volta alla settimana, dopodiché andate ad utilizzare lo shampoo come al solito. Il bicarbonato di sodio andrà ad alzare il pH dello shampoo e quindi a neutralizzare gli acidi della cuticola. Questo risulterà un valido aiuto nella cura della forfora e in generale dei capelli grassi e poi manterrà i capelli puliti per più giorni. Possiamo preparare poi anche uno scrub delicato per il viso, perché il bicarbonato di sodio svolge un'azione esfoliante, pulente e rigenerante sulla pelle. Basta unire 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio a 2 cucchiaini di olio vegetale. Ad esempio, se avete la pelle normale o che tende ad essere secca, potete utilizzare l'olio d'oliva, mentre se avete la pelle grassa potete ad esempio utilizzare l'olio di jojoba oppure l'olio di argan. Cosa andate a fare? Andate a creare questa miscela, quindi ad unire questi due ingredienti, poi andate a bagnare la pelle con un po' d'acqua oppure con un tonico oppure con un idrolato, ad esempio l'acqua di rose. Sulla pelle umida o bagnata andate a massaggiare questa miscela, andate appunto a fare lo scrub, quindi massaggiate per un paio di minuti con movimenti circolari sul viso e se volete anche sul collo, sulla zona del décolleté. Dopodiché andate a sciacquare il tutto con l'acqua tiepida. Questo è uno scrub fantastico perché elimina le cellule morte dalla pelle e anche le impurità e quindi lascia la pelle bella pulita. Tra l'altro, a base di bicarbonato di sodio, latte, io utilizzo il latte di riso ma potete utilizzare il latte che preferite, olio d'oliva e miele, preparo da un paio d'anni uno scrub per il viso molto delicato che lascia la pelle veramente pulita e vellutata per tanti giorni. Infatti ho fatto anche il video un paio di anni fa, vi lascio il link qui sotto nell'info box, così se volete andare a vedervi questo video che è brevissimo, vi mostro anche l'applicazione proprio dello scrub, potete vedere insomma come si prepara, è facilissimo, io mi trovo benissimo, però non sto qui a rifare il video dello scrub o a riproporvelo perché ho già fatto il video un paio di anni fa, quindi vi metto direttamente il link. Con il bicarbonato di sodio possiamo realizzare anche un deodorante a casa, perché grazie al suo pH basico va a contrastare i cattivi odori e poi ha proprietà deodoranti, antitraspiranti e antibatteriche. A proposito di deodorante, io utilizzo tantissimo un deodorante fatto da me ovviamente, di cui ho fatto anche il video forse un annetto fa, ed è un deodorante spray a base di acqua, bicarbonato e un paio di oli essenziali. Tra l'altro gli oli essenziali li potete anche scegliere voi. Vi lascio il link al video tutorial nell'info box. È una ricetta che si prepara in 2 minuti, io mi trovo benissimo perché lascia anche la pelle molto fresca, quindi dà una sensazione di freschezza e di pulizia che permane veramente tutto il giorno, quindi io mi trovo benissimo e ve la consiglio. Con il bicarbonato di sodio possiamo realizzare anche un fantastico pediluvio, infatti io lo preparo spessissimo e mi trovo benissimo perché ha un effetto proprio defaticante, rilassante, aiuta anche a sgonfiare un po' i piedi e le gambe quando magari stiamo in piedi tanto tempo o abbiamo appunto i piedi stanchi. Quindi cosa faccio? Vado a prendere 7-8 gocce di olio essenziale di limone oppure di lavanda oppure di menta oppure di eucalipto, però vedete anche voi gli oli essenziali che avete a casa, potete utilizzare uno degli oli che avete a casa,
vado a metterli in un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio e poi vado a mettere in una bacinella con l'acqua calda questi due cucchiai di bicarbonato di sodio per farli sciogliere, appunto, in cui ho precedentemente messo le gocce di olio essenziale. Vado poi ad immergere i piedi e li lascio in ammollo per 15 minuti circa. È veramente fantastico questo pediluvio, perché oltre a tutto quello che vi ho detto poco fa delle sue proprietà, insomma, dell'effetto benefico che ha sui piedi, va ad ammorbidire tantissimo anche la pelle. Possiamo preparare poi uno scrub per le mani fantastico, che rende le mani morbidissime, va appunto ad eliminare le cellule morte e a rendere le mani morbide, ha anche un effetto schiarente, perché quindi aiuta ad eliminare anche le macchie della pelle. Quindi vi spiego subito come si fa. Andate ad unire 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio a 2 cucchiaini di olio d'oliva e aggiungete infine anche 4-5 gocce di olio essenziale di tea tree, che ha un effetto protettivo sulla pelle e ha proprietà cicatrizzanti e antimicrobiche. Cosa andate a fare? Andate a fare questo scrub sulle mani, ovviamente, andate a massaggiarlo sulle mani, andate proprio a strofinare in questo modo le mani, sia sul dorso che sul palmo, per circa 30 secondi. Dopodiché andate a sciacquare il tutto con l'acqua tiepida e avrete le mani fantastiche. Io questo lo ripeto più o meno una volta alla settimana. Il bicarbonato di sodio può essere fantastico anche per sbiancare le unghie ingiallite. Cosa facciamo? Prendiamo una ciotolina, ci mettiamo mezzo bicchiere d'acqua, il succo di mezzo limone e 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Dopodiché immergiamo le mani, o meglio le unghie, per 10 minuti e quando le toglieremo le unghie saranno veramente molto più bianche e lucidissime. Non preoccupatevi se quando andate ad aggiungere all'acqua e al succo di limone il bicarbonato frizzerà un po', però è l'effetto appunto che ha il bicarbonato quando viene a contatto con il succo di limone. Ed ora vi spiego il mio trucchetto per sbiancare i denti utilizzando il bicarbonato di sodio, perché questo prodotto va a rimuovere le macchie sui denti, le macchie date dal fumo, dal cibo, dalle bevande. Io una volta al mese, al massimo una volta ogni 20 giorni, ma io vi sconsiglio di farlo più volte al mese, quindi una volta al mese va benissimo, altrimenti andate a rovinare lo smalto dei denti. Io cosa faccio? Vado ad unire il succo di un limone intero ad un cucchiaio di bicarbonato di sodio, mescolo tutto quanto, poi vado a mettere questo composto sullo spazzolino da denti e vado a strofinarlo sui denti, quindi vado ad utilizzarlo appunto come se fosse un dentifricio. Una volta al mese faccio così e mi aiuta a mantenere i denti più bianchi. A questo proposito vi lascio anche nell'info box sotto il video un video che ho fatto veramente un po' di tempo fa, un paio d'anni fa, in cui vi indico un paio di trucchetti per sbiancare i denti, magari vi può essere utile. Il bicarbonato di sodio ci può aiutare tantissimo anche a rimuovere i punti neri, questi odiatissimi punti neri di tutte noi donne. Allora, io cosa faccio? Vado a fare i vapori una volta alla settimana, quindi prendo un cucchiaio di bicarbonato di sodio e lo vado a sciogliere in una pentola con l'acqua bollente e vado a fare i vapori, quindi vado a tenere la testa sopra la pentola e copro la testa con un asciugamano e rimango lì per una decina di minuti. Questa cosa ci permetterà di allargare i pori e quindi facilitare l'eliminazione dei punti neri e poi anche aiuta a liberare le vie respiratorie e rende la pelle molto più luminosa. Dopo aver fatto i vapori potete ad esempio fare come faccio io e quindi magari fare una maschera purificante o la black mask, di cui ho fatto il video pochi giorni fa e vi lascio il link nell'info box se volete vederla, che è la maschera al carbone, quella peel off, che quindi si stacca pezzo per pezzo dalla pelle e rimuove veramente tutte le impurità e i punti neri, è fantastica. Oppure se avete magari meno tempo potete fare una maschera a base di argilla verde, anche di questa vi metto nell'info box il video di una maschera che io utilizzo tantissimo e ho fatto il video qualche mese fa ed è una maschera a base di argilla verde, yogurt e miele, è facilissima ed è veramente fantastica.
fantastica. Ora parliamo di acne, perché il bicarbonato di sodio ci può aiutare assieme all'acqua ad eliminare i brufoletti che spuntano ogni tanto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un cucchiaino di bicarbonato di sodio e lo uniamo ad un cucchiaino di acqua, quindi la stessa quantità di bicarbonato la uniamo alla stessa quantità, insomma, di acqua. Creiamo quindi una sorta di pasta, andiamo a metterla sulle zone in cui abbiamo i brufoletti, lasciamo in posa per 15 o 20 minuti e poi rimuoviamo il tutto. Questo aiuterà a seccare in brevissimo tempo il brufolo e anche a togliere i rossori. Infine possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio per realizzare un fantastico scrub per il corpo, per mantenere la pelle bella tonica, liscia e compatta. Basta unire un cucchiaio di miele ad un cucchiaio di bicarbonato di sodio, aggiungiamo 4-5 gocce di olio essenziale, di rosmarino, di limone, di pompelmo, di arancio, di lavanda, insomma, che hanno anche un effetto anticellulite, e poi andiamo appunto ad utilizzarlo sotto la doccia sulla pelle bagnata. Andiamo a massaggiare questo scrub con movimenti circolari dal basso verso l'alto, così, sulle zone interessate, ma possiamo farlo anche su parti del corpo come le braccia, quindi non esclusivamente sulle cosce, ma anche sui piedi ad esempio. Dopodiché andiamo a sciacquare il tutto con l'acqua tiepida. Bene, miei cari e miei cari, questi sono i 10 fantastici utilizzi, secondo me fantastici, del bicarbonato di sodio per prendersi cura della propria pelle e dei propri capelli. Fatemi sapere se anche voi li utilizzate in questo modo oppure se avete altri utilizzi del bicarbonato di sodio. Io spero tanto di esservi stata utile, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!